Ciao, sono Marina Gioimonà e ho appena partecipato al podcast con Alex Pagnoni su CTO Mastermind. È stata una bellissima esperienza. Intanto, dopo, diciamo, settimane che pensavo e decidevo cosa dire, che outline facciamo, come facciamo, alla fine, stamattina alle 7:30, gli ho mandato una mail dicendo: ma io farei una roba tutta diversa, parlerei di tutt'altro. Ed è stato molto bello perché Alex è super flessibile, per cui è subito entrato nell'argomento con entusiasmo e quindi abbiamo sviscerato il tema dei CTO rispetto alla gestione del day by day e quindi della tecnologia e la gestione dell'innovazione, dei progetti innovativi, inclusi quelli di intelligenza artificiale, che hanno un po' le stesse caratteristiche dei progetti innovativi, cioè difficilissimo pianificarli, difficilissimo dire in anticipo che vantaggi se ne avranno, quando finiranno, quanto costeranno, tutte cose che mettono in crisi qualsiasi gestore di tecnologia che invece vive di planning, forecast, budget, eccetera. Quindi, insomma, è venuto fuori che questo CTO Wonder Woman Superman dovrebbe sapere essere camaleontico e quindi saper gestire con stili di leadership diversi e modalità diverse questi due mondi, che però è molto importante che collaborino. Quindi abbiamo approfondito questa tematica e naturalmente, parlando di intelligenza artificiale, anche il tema dei dati e quindi la loro importanza, il legame con la strategia, eccetera. E ma spero io davvero che rispetto anche a tutti gli altri podcast di questa serie di CTO Mastermind, questo possa portare delle informazioni aggiuntive. E i podcast io li ho trovati assolutamente interessanti. Intanto sono molto calati nella nostra realtà, sono molto, come dire, in linea con quella che è la cultura italiana, perché sono baricentrati su testimonianze date da CTO italiani. E perché questo è importante? Perché la cultura di una popolazione si riflette poi nella cultura aziendale, nel tipo di persone che ci sono in azienda, nel modo in cui affrontano il lavoro, la collaborazione, la competitività. Ci sono delle differenze molto importanti e quindi ci voleva proprio una testimonianza, un aiuto, un network in cui confrontarsi su tematiche molto specifiche. Poi naturalmente serve anche seguire le informazioni di calibro e stampo internazionale, ma questo focus sull'italianità l'ho trovato estremamente interessante. E quindi a chiunque abbia o sia un CTO o miri a diventare un CTO o sia stufo di fare il CTO, consiglio di seguirlo perché così può tornare la voglia di fare il CTO, può cambiare il modo di farlo, oppure ci si può preparare per farlo al meglio per il futuro. È stato davvero un onore partecipare e spero che vi serva qualche cosa.